Ben ritrovati alla nuova puntata di A Tutto Campo. Dunque, l'Arezzo dopo 7 vittorie in casa consecutive, forse era scritto nei grandi numeri, proprio dopo aver interrotto il digiuno di vittorie esterne fuori casa, interrompe la serie di vittorie al Comunale, laddove insomma con l'Alessandria prima di questa sfida aveva fatto più punti di tutti. Una gara che ha fatto chiaramente parlare di sé, ha fatto commentare, dividere i tifosi, soprattutto per l'episodio dell'espulsione di Moscardelli, dalla rovesciata di Prato all'espulsione proprio con la gara, nella gara con la Viterbese. È arrivato anche il verdetto del giudice sportivo, 2 le giornate di squalifica. Nel referto si parla di un pugno, quindi così è stato visto, si pensava forse a una manata, invece è stato un pugno. Ne parliamo con Paolo Marino, collega, buonasera. Buonasera. Grazie Paolo e grazie a Matteo Marzotti che Buonasera. è qui con noi. Allora, direi intanto di tra poco vediamo e sentiremo Sottili e rivediamo anche diciamo, nei limiti del possibile questo episodio. Vi chiedo se temevate una squalifica più alta per Moscardelli. Certo, perché tutto era legato al referto arbitrale, tutto dipendeva da cosa l'arbitro aveva scritto, poteva scrivere o non scrivere sul suo referto, perché se era mi pare, gioco violento, condotta violenta, le giornate erano 3, non so in questo Poi anche caso se è aggravato capitano. o meno dal fatto che era capitano. Non è stato neanche, credo, considerato fallo di reazione, comunque 2 giornate, vista anche i precedenti e la recidiva, quindi l'episodio di Livorno credo che se la sia cavata discretamente bene. Certo che ha deluso un po' da questo aspetto Moscardelli, che stava facendo la sua solita buona partita. Credo qualche minuto prima aveva colpito una traversa per un gol che sembrava già De fatto, Zotti, sì. ed era una partita che si avviava ad essere vinta dall'Arezzo, perché Il gol sarebbe arrivato, cosa ha sì. detto o non ha detto l'allenatore in sala stampa dopo la partita, ma insomma si vedeva che non è che c'erano molti problemi. Qualche problema l'aveva l'Arezzo, che come sempre, non so se anche Matteo è d'accordo, che ha qualche problema a finalizzare le azioni, ma secondo me era una vittoria che poteva tranquillamente arrivare. Dopo è stata ovviamente un'altra partita. Matteo, si temeva effettivamente anche 3 giornate, tra l'altro è accaduto a Livorno per altri motivi l'espulsione. Lui che in carriera poi di espulsioni ne ha avute poche, no? Perché erano 3 prima di questo episodio, no? Sì, tra l'altro c'era un altro precedente prima di Arezzo, le 5 giornate che Moscardelli aveva rimediato a Lecce, quindi la Lega Pro magari esaspera un po' gli animi. Personalmente credo che l'Arezzo debba vedere il bicchiere mezzo pieno per 2 motivi. Il primo perché la condotta era quella di gioco violento, a termini di regolamento l'espulsione diretta sono 2 giornate più una capitano, quindi sarebbero state 3. Mi viene da pensare che la recidività alla fine non poteva esserci, perché viene data se nel caso in cui ieri fosse stato espulso per proteste, allora sarebbe stata un'ulteriore giornata, perché era appena, tra virgolette, appena rientrato da un episodio precedente contro il Livorno. Quindi tutto sommato 2 giornate ci stanno. Io mi viene da fare anche una considerazione: se per un pugno si prendono 2 giornate, come se ne possono prendere 3 per protesta all'indirizzo del direttore di gara? Quindi Forse da quello che ha detto. forse il signor De Tullio, così come anche l'arbitro di Livorno, magari hanno scritto, cioè sarei curioso di capire cosa hanno scritto nel loro referto. Comunque sia, credo che l'Arezzo non credo nemmeno vada a fare ricorso. Tutto sommato può essere una sanzione giusta, perché è vero che il giocatore, in questo caso Pacciardi, ha camminato sulla testa di Moscardelli, però questo non giustifica comunque l'episodio del pugno, che comunque lo abbiamo rivisto. Credo, come ho detto, che l'Arezzo possa vedere il bicchiere mezzo pieno, perché non dimentichiamoci che non sono arrivate sanzioni alla società, che ha già pagato 1.500 euro con la propria licenza per cori contro l'istituzione calcistica, altri 1.000 per lo stesso motivo con il Livorno, 1.500 con il Piacenza per cori contro le forze dell'ordine. C'era il rischio, perché ieri bene o male l'abbiamo sentito tutti, no? I cori che sono partiti dopo l'espulsione di Moscardelli, c'era il rischio che potesse arrivare un'ulteriore ammenda, che poteva essere aumentata proprio per la recidività, in questo caso dell'Arezzo, in questo frangente, e magari c'era il rischio anche di avere lo stadio in diffida. Quindi tutto sommato, nel
nella situazione spiacevole che si è venuta a creare è andata anche tutto sommato bene. Ecco, molta che è toccata la Viterbese invece per quel petardo, quel boato, no, che avete sentito. Al riguardo, certo, di quello che diceva Matteo, ecco, volevo sottolineare una cosa: il pubblico di Arezzo, come pubblico che frequenta lo stadio, non è mai stato... Anche le proteste sono sempre state contenute nei limiti anche di quello che è il sano loro umore di un popolo che è abbastanza caldo. Però perché? Lui diceva, una multa l'ha presa per protesto contro le decisioni dell'arbitro. Ma allora qualcosa c'è, perché non può essere solo il pubblico. Io ho visto, e recentemente, cosa che mi è capitato non sempre, spesso, anzi difficilmente, è quello di dare l'insufficienza all'arbitro. Cioè, noi abbiamo visto ad Arezzo degli arbitri che erano tutt'altro che all'altezza della situazione. Ecco. E quindi questo, perché c'è un verso della medaglia, ma c'è anche il rovescio. L'Arezzo ha preso le multe, il pubblico protesta, ma perché protesta? Possibile che abbia sempre torto il pubblico e ragione l'arbitro? I motivi per protestare ci sono. Diciamo che poi di ieri, ora poi magari analizzeremo ancora, no, questo momento, sicuramente... evitabile, perché comunque il gesto alla fine non gli aveva fatto quasi niente, però è il gesto ovviamente che è stato punito. Diciamo, quello che ha stonato un po' è stata la gestione, no, Matteo, anche delle ammonizioni, perché a un certo punto, nel senso, dava la sensazione di proprio valutare in modo diverso anche interventi rudi, che giustamente in caso dell'Arezzo sono stati sanzionati col giallo. Tra l'altro Solini salterà la trasferta di Olbia, dove ci saranno poi, dopo ne parliamo, qualche problema di formazione. Però le ammonizioni per la Viterbese sono arrivate praticamente alla fine, no? C'era stato un fallo di Dierna in mezzo al campo e non è stato su Polidori, esatto, da Dierna, che si è sentito, sì, chiaramente, che non ha preso il pallone, non è stato ammonito. È stato ammonito Solini per un contrasto da dietro che ci può stare su una palla alta, e Solini salterà la prossima sfida. In effetti c'è stato un metro di giudizio forse troppo severo nei confronti della squadra di casa e un po' troppo leggero nei confronti della Viterbese, cosa che invece magari a volte succede, no? Che l'arbitro, come è accaduto a Livorno, ti butta fuori due giocatori, poi alla fine ti ha fischiato a favore un fuorigioco che era un po' dubbio e ha cercato, insomma, di pareggiare conti. Insomma, non è stato, secondo me, un arbitraggio degno di Arezzo Viterbese. E la cosa che mi fa pensare è il fatto che l'ultima volta che abbiamo giocato con la Viterbese al Comunale abbiamo conosciuto Zanonato di Vicenza, sì, che tutti ce lo ricordiamo. E poi da oggi ci ricorderemo anche di Tullio di Bari. Comunque l'errore più grave dell'arbitro, secondo me, è stato un altro: è stato quello di non aver spiegato e fatto capire quale sarebbe stato il suo metro di giudizio nel corso della gara, perché lui per un lungo periodo ha tollerato di tutto e di più. Poi a un certo punto ha cominciato ad ammonire e ricadendo anche nell'errore che diceva Matteo di usare due pesi e due misure. Ecco, ha rovinato la partita. Allora, se possiamo rivedere il momento invece che riguarda Moscardelli, perché poi lì c'era stato prima ancora, perché si potrebbe discutere anche sul cross che parte da sinistra, secondo me c'era un fallo su Sabatino che l'arbitro non poteva vedere perché era di spalle. Ora, questo noi non possiamo mostrarvelo, però Sabatino secondo me subisce fallo, l'arbitro però è già girato verso l'area di rigore, quindi sicuramente questo episodio non lo vede, quindi già lì poteva essere fermata l'azione, magari assegnando una punizione alla Chiesa. Comunque passa la palla e Pacciardi della Viterbese frana addosso, involontariamente, come può capitare in area di rigore, frana addosso a Moscardelli, che quando se lo trova praticamente davanti gli dà questo, chiamiamolo, pugnetto. Però il gesto, cioè, fa proprio, cioè, prende poi la rincorsa, sì, cioè, questo che, ma l'arbitro ha visto, e Moscardelli non ha protestato più di tanto. Anche questo è un elemento che a quelli che ieri sera, poi lì alcuni addetti ai lavori che dicevano ma no, non esiste questa espulsione, mi pare che ci sia il gesto da valutare, il gesto, cioè proprio la mossa che fa, e secondo, che non ha minimamente protestato. No, Il giudizio, noi non è che potevamo vedere molto dalla tribuna, l'abbiamo visto adesso per bene, però il fatto che il giocatore non ha protestato, per me è stato più che un indizio, una prova che il fallo c'era stato.
No, quello anche secondo me, poi si torna lì, insomma, tutto sommato, secondo me, dispiace dirlo, però c'è stato l'errore, cioè il gesto si vede, al di là del giusto o sbagliato, del severo o non severo, però il gesto c'è e da termini di regolamento deve essere quella la sanzione. Da termini di regolamento devono essere 3 giornate, se ne prende 2 e quindi cerchiamo di andare avanti così. E poi se vogliamo la prova del 9 anche a chi magari storceva la bocca, pentiamoci nei panni del fosse accaduto viceversa all'Arezzo un invernizio a Neglia che assestava un cazzotto alla coscia di Millesi, saremmo tutti oggi a chiedere l'espulsione di Neglia. Poi quindi, onestamente, se dobbiamo essere onesti, l'abbiamo detto altre volte, mi sembra che in questo giro di andata, ecco, se dobbiamo fare il conto, credo che pende forse in favore dell'Arezzo, perché ci sono stati alcuni rigori, alcuni episodi che dobbiamo essere onesti nel ricordare, che insomma non dico che non ci fossero, ma insomma erano quei episodi magari dubbi che però sono girati a favore dell'Arezzo, quindi non dimentichiamo. Poi io trovo anche che perché questo un po' i tifosi di tutte le squadre, no, tendono a pensare che l'arbitro non si sa per quale motivo viene in sostanza a danneggiare in questo caso l'Arezzo, no? Siccome non è che siamo in Serie A e si parla di grandi sistemi, di Juventus o di Milan o di altre squadre, abbiamo visto di peggio anche in Serie A, abbiamo visto un rigore non dato alla Juve e proprio nel derby che fa gridare vendetta. Sicuramente l'arbitro non l'ha fatto apposta, ha detto che non aveva visto, ha chiesto al giudice di area, ma i giudici di area secondo Rizzoli devono guardare i fuorigiochi, perché così giudicano in verticale. Sono ironico, insomma, ovviamente, perché neanche il giudice di aria che era lì aveva visto niente. Ma l'arbitro quando sbaglia, sbaglia perché magari è più o meno capace, non sbaglia mai perché vuole sbagliare o vuole favorire uno o l'altro. Quindi secondo me gli errori dell'arbitro e guardialine fanno parte del gioco e come tale lo dobbiamo prendere. Allora sentiamo Sottili come legge anche l'episodio, in realtà non dice di non averlo visto alla panchina, e poi insomma ascoltiamo anche le altre valutazioni. Dalla spettacolare rovesciata di Prato all'espulsione contro la Viterbese, che sullo 0-0 costringerà l'Arezzo a giocare in 10 per oltre un tempo. Dopo 7 vittorie consecutive in casa, gli Amaranto per la prima volta non riescono a segnare. E dire che l'approccio alla gara era stato uno dei migliori contro la squadra allenata da pochi giorni da Dino Pagliari, dove giocano gli ex Dierna in Vernizzi. L'Arezzo costruisce occasioni, la più clamorosa capita a Berzotti che centra l'incrocio dei pali. Poi l'episodio incriminato, su un cross da sinistra Pacciardi involontariamente frana su Moscardelli, che da dietro sembra reagire col colpendo l'avversario. L'arbitro Di Tullio punisce il gesto ed estrae il rosso diretto. La partita cambia, la Viterbese prova a fare la gara per tutto il secondo tempo, ma a parte una strepitosa parata di Benassi sul colpo di testa di Cenciarelli, non si vivono più grandi sussulti. Finisce 0-0, l'Arezzo conferma il terzo posto solitario in attesa del posticipo tra Cremonese e Livorno. Non l'ho visto, ho visto 2 giocatori che andavano per terra, sembra Moscardelli e Dierna, e l'arbitro che ha estratto il cartellino rosso solamente per uno. Non lo so, io speravo mi diceste qualcosa voi, quindi siamo punto e a capo. Da quando siamo rimasti in parità numerica, la partita l'ha fatta solamente l'Arezzo e le occasioni da gol le ha create solamente l'Arezzo. Dopo è ovvio che qualcosa cambia, perdi un pochettino di campo, non puoi permetterti, era la terza partita in una settimana, non puoi permetterti di ripartire o costruire da dietro come vorresti, e questo un pochettino ne hai risentito. Però se andiamo a vedere nel computo totale fra i tiri fatti da una squadra e l'altra, e ne abbiamo sempre fatti più noi, se andiamo a vedere i cross fatti fra una squadra e l'altra nel computo totale, quindi primo e secondo tempo ne abbiamo fatti più noi. Secondo me questa partita qui 2 mesi fa l'avresti persa. Oggi la squadra ha avuto la voglia, l'applicazione, la maturità di riuscire a portarla in fondo con grandissima attenzione, pronta a colpire nel momento in cui se ne fosse creata l'opportunità. Così non è stato, mi dispiace solo su quel mezzo pasticcio che avevano fatto, su quella palla lunga fra Iannarilli, Dierna, Pacciardi, e la palla che è rimasta lì che non si è riuscito a calciare a porta vuota
mi sembra Corradi, e per il resto il rammarico di non essersela potuta giocare 11 contro 11 fino al 95. Io vorrei fare la stessa cosa nel giorno di ritorno, cioè, se no ragazzi mi sembra che si vada fuori da quella che è, la realtà. Oggi non affrontavamo mica una squadretta, cioè, oggi affrontavamo una squadra, ricordiamoci un attimino dove erano 7-8 giornate fa e non c'erano lì per caso. È una squadra che all'inizio della stagione era stata messa al pari dell'Arezzo come le possibili outsider a Livorno, Cremonese ed Alessandria. E così è, se poi hanno deciso di cambiare allenatore può darsi che abbiano avuto anche qualche problemino, qualche battuta d'arresto nelle ultime gare, ma è una squadra con dei valori, è una squadra che ha corso, è una squadra che ha alternative e a questo gruppo mancano 2-3 giocatori di valore assoluto, quindi andiamo avanti, stasera ci sono tanti segnali positivi da prendere, la voglia di portare a casa il risultato, la voglia di essere riusciti a mantenere lucidità e star bene sempre messi bene in campo, perché comunque alla fine se io vado a vedere la Viterbese ha avuto solo un'occasione da gol dove è stato bravissimo Benassi a metterci una pezza. Allora, non è la prima volta che Sottili l'ha fatto anche prima di questa partita, no Matteo, che elogia gli avversari, cioè l'invito forse alla critica dicendo guardate che voi tendete a snobbare, no? In sostanza l'avversario che gioca contro l'Arezzo dice beh, questa è una squadra poco forte, no? Quindi l'Arezzo in sostanza ha fatto il suo dovere, che si riferiva alle partite con Renate e ad altre squadre, dice guardate la Viterbese veniva considerata come outsider, no? Come squadra che avrebbe lottato come l'Arezzo, certo fino a un certo punto i numeri dicevano questo. Però dal momento in cui si è fatto male Sforzini nella gara tra Gian Erminio e Viterbese, è lì questa squadra aveva fatto 4 punti in 8 partite, quindi gli altri 5 punti in 9 partite, e, insomma, mi sembra un cammino di un outsider. E probabilmente che all'inizio, come tanti campionati dicono, ci sono questi exploit che poi tempo 10 giornate, come forse accadrà all'Atalanta in Serie A, cioè, come vediamo i crolli che stanno avvenendo, cioè dura un po' e poi è un episodio, insomma. Sì, è un episodio, sicuramente io mi auguro, penso che Sottili si riferisse in particolar modo al secondo tempo, no? Dove l'Arezzo comunque era in 10, la Viterbese in 11, avrebbe potuto approfittare alla fine, però c'è stato solo quel colpo di testa di Cenciarelli con Benassi che ha fatto un'ottima parata. Però va anche detto che alla fine questa Viterbese era la prima Viterbese di Pagliari, che ha avuto solo 48 ore di tempo per preparare una formazione. Tra l'altro mi ha anche un po' sorpreso il fatto che sia venuto ad Arezzo lui, che è anche un cultore del 4-3-3, cambiando tutto, perché è andato al 4-4-2 togliendo il 4-3-3 che era il modulo utilizzato da Cornacchini nelle ultime partite, quindi ha provato a dare un'altra identità. Sono anche convinto che buona parte della prova fornita ieri della Viterbese è dettata anche dal fatto che è cambiato l'uomo mercato della Viterbese, a gennaio ormai alle porte, si riapre il mercato, i giocatori hanno bisogno di farsi vedere per evitare magari trasferimenti e quant'altro. Secondo me alla fine la partita della Viterbese è stata una partita giocata più con il carattere che non con la preparazione tecnica e tattica dell'allenatore. L'Arezzo, personalmente mi aspettavo sicuramente qualcosina di più, anche se dopo al terzo incontro in una settimana ci state ad accusare un po' di stanchezza, un po' gli infortuni. Ecco, se Sottili mi dice che è un buon punto alla luce appunto delle condizioni ambientali che aveva la Viterbese, dei problemi di formazione che aveva l'Arezzo, gli posso dare anche ragione, soprattutto dopo che eravamo rimasti in 10. Certo è che magari speravamo che questo effetto comunale potesse proseguire e magari arrivare alla terza vittoria consecutiva, che penso che all'Arezzo ormai manca da svariate stagioni. Ci prendiamo un attimo, poi sul fatto l'Arezzo poteva fare o no di più ne parliamo tra poco. Seconda parte di A Tutto Campo, ci siamo lasciati con questa domanda, è vero, l'Arezzo è rimasto in 10 con la Viterbese, però a me è sembrato un atteggiamento, proprio anche perché comunque la differenza tra le due squadre l'abbiamo visto, no? In 11, ma considerato che poi alla fine è stato espulso un attaccante, quindi diciamo con l'ingresso di Polidori poi probabilmente si sarebbe vista anche meno, si sarebbe visto meno il giocatore appunto che non c'era più, però l'atteggiamento dell'Arezzo anche tattico mi è sembrato
un po' troppo di non ci attacchi, cioè si è abbassata tanto. Per fortuna che la Viterbese è riuscita solo a fare quel colpo di testa, perché con un'altra squadra, con un atteggiamento così, un po' troppo difensivista, un po' troppo l'Arezzo, troppo basso è stato per tutta la ripresa, ha lasciato forse, si poteva tentare di tanto o perdere o pareggiare, secondo me, tanto non è che stiamo lottando al momento per il primo posto, cambia poco insomma. Sì, ma questo dà proprio la misura di quello che erano le due squadre in campo. Comunque diciamo prima le cose positive, l'Arezzo ecco, con questa, ha dimostrato questa compattezza, questa volontà, cioè non si è sfaldato, poteva anche succedere, non si è sfaldato, perché poi vale anche il discorso contrario, sì. Perché la Viterbese in fondo poi non era più di tanto, almeno quello che abbiamo visto ieri sera al Comunale, con tutte le scuse, con tutte le giustificazioni che può avere. Io credo che quella dell'Arezzo sia stata una scelta mentale, e in un certo senso Sabatino, quando è venuto in conferenza stampa, se l'è fatto scappare, cioè loro, visto e considerato che hanno fatto la scelta di non rischiare, sarebbe dispiaciuto più perdere che pareggiare, ecco questo. Allora questa è una spiegazione, perché un Arezzo più propositivo io me l'aspettavo, me lo sarei aspettato, e soprattutto mi sembrava che poteva esserci, ci poteva stare, vista la consistenza della Viterbese. Matteo, tu che dici? Io penso che sia chiaro solo pensando al cambio. Io pensavo uscisse Berzotti per Polidori e l'Arezzo passasse al 4-3-1-1 usando Erpen da filtro, insomma, fra centrocampo e attacco. E magari era un Arezzo che poteva essere più propositivo per dare una mano anche a Polidori. L'Arezzo ha voluto puntare prima a non prenderle, perché si è stato 4-4-1, quindi ha presidiato prima le corsie esterne e poi ha pensato a colpire poco in contropiede, quindi alla fine si è abbassato molto. Tra l'altro, proprio il discorso di un Arezzo che si è abbassato molto, basta ripensare anche a una cosa, magari anche al fatto di un... magari ci fosse stata una camera car fissa su Sottili, Sottili ha passato mezz'ora del secondo tempo a richiamare la linea perché era sempre troppo bassa rispetto anche a quando salivano i centrocampisti. E già da quello capisci che era un Arezzo troppo basso nel baricentro e forse troppo scollegato fra le due zone. Tra l'altro tutti gli arbitri, lui ieri è stato chiamato una volta, però passa anche gran parte del tempo nettamente fuori dall'area tecnica, e diciamo quasi tutti gli arbitri lo tollerano. Ieri è stato chiamato una volta, poi ha continuato a farlo, addirittura a un certo punto è arrivato quasi a metà campo, per dire quanto vive la partita. Cioè, no? Questo dice anche un'altra cosa, sì. Prima parlavamo delle simulazioni, insomma, che stanno diventando il problema più grosso del calcio moderno, perché inducono spesso in errore chi deve giudicare in campo e soprattutto fomentano i dissapori con il pubblico, che non capisce perché è quello che sta più lontano. E poi dopo, ecco, è un aspetto questo che a mio giudizio andrebbe sicuramente rivisitato a livello di norme e di sanzioni. Poi dopo abbiamo il giocatore che si toglie la maglietta, viene ammonito, l'allenatore che esce fuori dall'area tecnica, che viene ammonito. Mi sta bene che un limite ci doveva essere, se no l'allenatore se ne va girando per il campo, ma non mi sembrano questi i problemi del calcio. Ecco, i problemi del calcio. E poi dopo c'è chi li interpreta fiscalmente, chi, come hai detto prima, magari non lo vede, ma un allenatore sta in campo per allenare, per aiutare i suoi giocatori, insomma. Vedi Conte. Sì. Ieri tribuna c'era anche il presidente Camilli della Viterbese, che tra l'altro sta facendo un po' le stesse mosse che aveva fatto a Grosseto, perché poi Pagliari, Minguzzi, che è stato esonerato anche lui, sono stati uomini che poi aveva avuto anche a Grosseto, sì. Intercambiati insomma come tradizione. Tra l'altro Arezzo e Viterbese hanno in comune anche di non aver confermato Nofri, no? Dopo che in questo caso aveva raggiunto l'obiettivo della promozione, all'Arezzo raggiunse l'obiettivo della salvezza, ma non... evidentemente, cioè, o è sfortunato, perché altrimenti no, non si riesce a spiegare. Sentiamo proprio Pagliari, che tra l'altro
Ieri c'è stato dopo le interviste, quando Sottili ha visto l'episodio di Moscardelli, insomma, ha detto, come dire, ha fatto capire che poteva evitare, no, di fare questo gesto. È arrivato Pagliari, che aveva allenato Moscardelli a Lecce, e ha detto non mi toccate Davide, come dire, al di là di tutto. Ha fatto anche poi la promessa: mi taglio la barba se Larezza pensa che mi, perché... sì, ma, allora c'è da dire, sì, una cosa: Pagliari a Moscardelli lo conosceva bene, perché è vero che Moscardelli ha sbagliato perché non lo doveva fare, era il capitano, eccetera, eccetera. Ma dal primo minuto Moscardelli è stato provocato, sì, con continui falli, con una pressione eccessiva. Allora, visto che lo conosce bene, mi sa che sapeva bene che poteva reagire, e infatti ha reagito. Sentiamo allora Pagliari, Sabatino, Masciangio. Abbiamo fatto, secondo me, un'ottima partita. In tre giorni abbiamo seminato e i ragazzi sono stati bravi, molto bravi. Non era facile. E anche quando l'Arezzo era in 11, onestamente abbiamo fatto quello che avevamo messo in cantiere. Un bel piglio, una buona applicazione. E il secondo tempo, quando l'Arezzo è rimasto in 10, sinceramente abbiamo giocato solo noi, con magari un briciolo più di convinzione potevamo anche portarci a casa il risultato. Ecco, ovviamente una gara condizionata dall'espulsione di Moscardelli, qual è il suo punto di vista sull'episodio? Se è 30 metri di distanza, non lo so, quindi è inutile che lo commento. Ecco, per la Viterbese ovviamente è un punto per ripartire, una squadra che era partita bene, ha avuto comunque delle difficoltà, dove può arrivare questa squadra? Non lo so, e non è solo il punto per ripartire, è la prestazione che ci interessa, è l'applicazione, la voglia che la gente in mezzo al campo ha messo, sia chi ha giocato subito e chi è entrato anche nel secondo tempo. È stata una prestazione collettiva, quella che volevamo, e piano piano costruiremo anche un'identità su questo, quindi complimenti ai ragazzi. Ecco, un giudizio sulla Arezzo invece? Da quello lo devi chiedere a Sottili, credo che sia più corretto. E penso che l'espulsione di Davide abbia compromesso un po' la partita, insomma, perché poi l'espulsione è molto dubbia, perché c'è stato un contatto in area di rigore che l'arbitro non ha visto, evidentemente, e quell'episodio ha condannato un po' la partita, perché siamo convinti tutti noi che se non ci fosse stata quell'espulsione sarebbe stata tutt'altra partita, perché per come si era messa soprattutto il primo tempo riuscivamo a prenderli bene alti, riusciamo a giocare. E abbiamo dimostrato che giocando che potevamo far bene. E devo dire comunque che questo pareggio ci dà la consapevolezza del fatto che siamo una grande squadra, perché non era facile dopo tre partite di fila tenere botta per più di 45 minuti e non subire neanche un tiro in porta. Ecco, a proposito di questo, Sottili ha detto 2 mesi fa: questa partita probabilmente l'avremmo persa. Dov'è che siete cresciuti in questo senso? Hai ragione, siamo cresciuti a livello di squadra, a livello di temperamento, siamo proprio in campo, avevamo tutti la sensazione di essere compatti, di non concedergli nulla. Infatti gli avversari, io li sentivo dentro al campo, loro non riuscivano a trovare sbocco, noi chiudevamo tutto e abbiamo fatto una grande prova, siamo cresciuti a livello di testa, e questo ci farà crescere, questa partita ci farà crescere, sono convinto, ancora di più. E ci servirà, bisogna ripartire con questa mentalità già dalla prossima partita, e riusciremo a ottenere grandi risultati continuando così. Ecco, oggi ho giocato esterno destro, sicuramente non è il tuo ruolo naturale, però c'è anche voglia, no, di applicarsi quando la squadra è in emergenza. Sì, sono sincero, per me basta scendere in campo, e poi io sono veramente a disposizione della squadra, su questo dovunque mi mettano, dovunque mi vogliono mettere, io lavoro e ci metto il massimo, poi come va, oggi è andata bene fortunatamente, ma penso sia andata bene, sì, sia andata molto bene, soprattutto il primo tempo, che riuscivamo a trovare anche delle buone giocate con Fabio davanti, e anche con Peppe, con De Feudis, riusciamo ad avere delle buone trame offensive, è andata bene. Io penso che l'approccio a questa partita oggi è stato forse il miglior approccio che abbiamo avuto quest'anno, perché comunque avevamo qualcosa in più rispetto a loro, e credo che comunque rimanere in 10 per noi è stato deleterio, perché comunque nel secondo tempo loro, con un uomo in più, ovviamente ci hanno messo più in difficoltà, pur subendo soltanto un tiro in porta.
Ecco, l'espulsione di Moscardelli, tu dal campo come l'hai vista e se avete poi parlato con Davide? Io non l'ho vista, non ho visto lui, però non so nemmeno cosa è successo, l'arbitro ha ritenuto giusto buttarlo fuori, non lo so, onestamente non l'ho visto. Ecco, è un pareggio che interrompe questa striscia di 7 vittorie consecutive, comunque un Arezzo che chiude il suo girone d'andata in casa con 7 vittorie e 2 pari, è sicuramente un bottino più che soddisfacente, no? Sì, quello sicuramente, però siamo contenti oggi perché comunque abbiamo fatto 50 minuti in 10, abbiamo concesso veramente poco, però allo stesso tempo per come avevamo preparato le partite, per come avevamo fatto il primo tempo, siamo un po' delusi perché onestamente 11 contro 11 per noi è un'altra partita. Ecco, però Sottile ha voluto sottolineare proprio questa, no? Questa grande compattezza di squadra, ha detto 2 mesi fa questa gara probabilmente l'avremmo persa, è comunque segnale che state prendendo consapevolezza della vostra forza. Sì, il mister ce l'ha detto prima andando nello spogliatoio, avevamo già sofferto in 9 a Livorno, avevamo comunque portato un punto importante a casa, l'abbiamo fatto oggi, contro comunque una buona squadra che aveva cambiato allenatore e comunque quando cambia allenatore c'è sempre quello stimolo in più da parte dei giocatori. Siamo contenti per questo, però ti ripeto, dopo i 40 minuti non pensavamo di finire la partita 0-0. Allora, dice Sabatino degli stimoli per quando arriva un nuovo allenatore e vi dobbiamo dire che è di poco fa la notizia che il Siena ha esonerato l'allenatore Colella, che diceva addirittura dopo la vittoria dell'Arezzo nel derby, disse che vedrete tra qualche mese, vedrete dove sarà il Siena, lo dico adesso, così, chiuse le virgolette. Quello tendeva magari a febbraio col nuovo allenatore, esatto, dove esatto. Oppure dove sarà lui, nel senso che sarà sopra, ma nel senso da un'altra parte. Comunque è stato esonerato ieri, sapete che il Siena ha perso proprio con l'Olbia, che sarà il prossimo avversario dell'Arezzo, e al momento, cioè, è stato esonerato anche il suo vice greco, quindi non si sa chi sarà al momento il nuovo allenatore del Siena. Tra l'altro presto ci sarà il ritorno, presto, insomma, a gennaio ci sarà il ritorno tra Arezzo e Siena. Non è l'unica novità, in casa pistoiese invece c'è il ritorno di un attaccante, Bellazzini, che ritorna a giocare con la Pistoiese. Allora, queste sono le novità dalla Lega Pro. Quest'anno non ci sono stati poi tantissimi esoneri, meno del solito mi sembra. Forse i presidenti hanno, no, a parte il costo evidentemente, si stanno orientando verso quella che deve essere la strada giusta, insomma un allenatore deve avere sempre il tempo di lavorare. Abbiamo avuto il caso di De Zerbi a Palermo, lì ha meravigliato Zamparini perché ha perso credo 5-6 partite, Roberto, prima, ma lui propone un gioco che ha bisogno di tempo, un giocatore, cioè allora quando si cambia, anche se si cambia allenatore, bisogna fare secondo me dei piani e decidere se prendere un allenatore a lungo termine o un allenatore al quale vengono richiesti dei risultati immediati e allora si cambia. Comunque il calcio, questo è sempre stato un problema, non c'è mai troppo tempo per poter lavorare, per lavorare bene. Sì, e poi in casa Siena bisogna vedere quali erano poi le prospettive, è una squadra che è stata assemblata in ritardo per le vicende societarie, no? Della vendita, quindi anche a livello atletico, insomma, probabilmente adesso comincia a far vedere qualcosa, però insomma una gestione che probabilmente anche a livello di mercato hanno fatto tra l'altro diversi biennali, triennali, quindi bisogna che il nuovo allenatore magari riesca a far venire fuori dei valori, che giocatori come Marotta, come altri, insomma i valori. Qui Capuano non sbagliava perché lui faceva tutti annuale, perché stavo pensando a Tremolata, quindi qualche biennale lo poteva anche fare, anche ma poi lasciamo non perdere. Non si sa mai se era Capuano. Contratti annuali. A proposito di contratti, che succederà qualcosa, Matteo, a livello invece societario, secondo te, di ingressi, di novità particolari? La data si avvicina perché l'Arezzo, fermo restando nuove comunicazioni, non è ancora un SPA, un SRL, ma anche fosse un SPA poco cambierebbe, si avvicina alla data del 31-12, si avvicina alla data in cui dovranno essere presentati i bilanci come qualsiasi società a responsabilità limitata. L'opzione al momento che resta in campo, oltre a quella degli imprenditori romani, c'è quella ovviamente raccordata modenese.
una caparra è stata versata, non è stato esercitato il diritto per comprare parte delle percentuali in possesso di Ferretti, quindi credo che alla fine entreranno in proporzione a quanto è la caparra che hanno versato, quindi stando a quanto trapella prenderanno un 5%, insomma, proprio per non perdere la caparra versata. Quindi in qualsiasi caso comunque Ferretti sarebbe rimasto presidente e azionista di maggioranza, quindi insomma alla fine cambierà poco da questo punto di vista. Semmai vediamo, aspettiamoci novità dal mercato, perché la formazione di ieri e i commenti a fine partita sulla prestazione di alcuni giocatori che magari sono riserve, detto proprio chiaramente, non hanno soddisfatto le aspettative. Parliamo quindi, tipo di Demba, così qui. Parliamo di Demba che è in prestito dall'Atalanta, parliamo di un Masciangelo, ma non perché Masciangelo deve essere uscito, anzi è il giocatore che ha il contratto più lungo dentro questo Arezzo, però mi viene da pensare che se Luciani ha giocato 1945 minuti, 21 partite fra campionato e le varie coppe, al momento che sta poco bene, anziché far giocare classe 98, mediano, spostato terzino, era stato detto che era stato preso apposta per fare il terzino destro, in quel ruolo ci va un terzino sinistro e non ci viene nemmeno provato Muscat, che potrebbe essere adattato lì, allora mi viene da pensare che il primo obiettivo di mercato sarà un terzino, che poi anche se tu hai tutti gli over bloccati, di under ne puoi comprare anche un centinaio senza problemi. E poi andiamo a vedere a centrocampo, e secondo me sarà molto interessante capire come l'Arezzo si muoverà a centrocampo, perché Demba ieri magari non è piaciuto, sinceramente ha avuto poco spazio, ma nello spazio che ha avuto non ha mai brillato proprio nitidamente questo giocatore che ha una storia particolare alle spalle. Però ricordiamoci una cosa, se parte Demba l'Arezzo deve prendere un altro under, per prendere un over bisogna che uno tra, ora si parla di centrocampisti, De Feudi, Sfoglia, Corradi e Rossetti, uno di questi faccia le valigie per prendere un over. E lo stesso in attacco, se vuoi prendere un over fra Grossi, Erpen, Moscardelli e quant'altro deve fare le valigie. Ma secondo voi si andrà avanti sul modulo che stiamo vedendo nelle ultime partite, quindi con a parte la difesa a 4, con i due davanti alla difesa, i tre dietro la punta? O, perché anche da questo poi Sottili ha cambiato varie volte, oltre che protagonista ha cambiato anche moduli. Beh, prima di tutto sarà una scelta tecnica, cioè a questo punto può avere le idee chiare non su quello che ha fatto ma su quello che vorrà o potrà fare e di conseguenza orientare le scelte, anche se ultimamente soprattutto in casa aveva proposto delle buone qualità all'Arezzo, come la rapidità e la frequenza sulle fasce dove raggiungeva facilmente e frequentemente anche direi con una certa rapidità il fondo e i cross messi in mezzo all'area, però dove abbiamo detto prima l'Arezzo ha difficoltà a finalizzare e a concretizzare quel tipo di azioni. Però io ho sempre visto un'altra carenza, cioè gli attaccanti erano sempre due, o comunque i giocatori dell'Arezzo presenti in area in queste situazioni erano sempre due contro minimo cinque avversari, quindi un'area più presidiata, quindi qualche centrocampista che si inserisca maggiormente, perché poi dopo sappiamo con questa dinamica dov'è che si può trovare lo sbocco per una soluzione completamente diversa. Quindi, comunque ieri secondo me erano tre punti pesanti, perché sì, ora, sarebbero, stasera stati c'è punti, sarebbero stati tre punti pesanti, perché stasera c'è Cremonese-Livorno, in ogni caso tu o staccavi il Livorno ulteriormente, quindi andavi credo a più 4, quindi sì, avevi non dico ipotecato che ovviamente è, però insomma già 4 punti sulla quarta era un bel bottino. Se invece il Livorno strappava un punto ti avvicinavi molto al secondo posto, insomma era una gara secondo me anche per questo che bisognava, cioè cambiava molto più se tu la vincessi piuttosto che tra pareggio e sconfitta. Ecco perché c'è un po' di rammarico, nonostante tutto poi come diceva Matteo vediamo il bicchiere mezzo pieno, però inquadrato in certe cose per me è un'occasione persa. Detto molto lasci il bicchiere lì dov'è. No, è un'occasione persa, sì. Anche perché sembrava che 40 minuti contro quella viterbese potevano e dovevano essere sufficienti per prendere almeno il vantaggio. Poi dopo si vedeva. Sì, poteva arrivare nell'occasione, ovviamente, come hai detto, certo, di Berzotti, sì, però altre situazioni potevano essere gestite meglio, peccato. Certo.
Bene, ci fermiamo qua per quanto riguarda questa settimana. Domenica c'è la trasferta di Olbia alle 14.30 e poi inizia questo inedito tour natalizio con questi due turni, faremo un antivigilia di Capodanno un po' particolare. Sì, noi sorridiamo, Fabio, però se andiamo a vedere in Inghilterra, e l'Inghilterra è una cosa normale, poi andiamo, ma dove sta scritto che i calciatori devono avere le ferie dal 20 e che non mi sembra un modo per riempire gli stadi della Lega Pro, cioè lo puoi fare in Serie A, tra l'altro Lega Pro, non capisco hanno cercato di differenziare proprio per avere più affluenza, credo un'utilità intelligente, soprattutto dopo, visto che dal 30 dicembre fino al 22 gennaio stai fermo. Come fa la Serie B? Ecco, sì, cercano di differenziare per sottrarre magari a un campionato qualche spettatore e portarlo a un altro campionato. È l'unica spiegazione logica che riesco a trovare. Se no, vabbè, chi vuole andare a Como deve spiegare chi paga i diritti per far vedere le partite. Perché bene, poi bene. È quello. Allora, grazie a Paolo Marino, grazie a Matteo Marzotti, grazie tra poco per chi ci segue alle 21 ci sarà proprio Zona Amaranto, buon proseguimento di serata.